Il caso quarto, il sindaco 5 Stelle resiste all'espulsione decisa dai vertici del movimento e sulla graticola finiscono i membri del direttorio per un'autodifesa che non ha convinto molti. Sonia Sarno, poi l'intervista a Roberto Fico di Claudia Amazzola. L'ho fatto per quarto, il mio unico interesse è difendere la mia città e questa è la linea scelta da Rosa Capuozzo per combattere su due fronti, quello politico ma anche quello giudiziario. Il sindaco ha deciso di restare al suo posto in comune assieme ai 15 consiglieri, anche loro sull'orlo dell'espulsione. Noi siamo 5 Stelle nell'animo e non ce lo leveranno mai, noi andiamo avanti con le stesse ideologie, quindi va tutto bene, per noi non cambia nulla. Intanto l'inchiesta va avanti, ieri la Capuozzo è stata ascoltata di nuovo in procura a Napoli dal PM Woodcock come testimone. In alcune intercettazioni il sindaco ammette le minacce subite ma ribadisce di non cedere alle pressioni. Non denunciare il ricatto, avrebbe dichiarato la Capuozzo ai magistrati, per non danneggiare l'amministrazione. Il 19 gennaio verrà anche ascoltata in commissione antimafia e la bufera politica continua. Sui 5 Stelle piovono le critiche di tutti i partiti, dal PD a Forza Italia, dalla Lega a SEL. Questa è la Waterloo morale e politica dei grillini, attacca il Dem Andrea Romano. Nel mirino finisce anche il video di 9 minuti postato sui social in cui Di Battista, Di Maio e Fico ribattono alle critiche. Viene definito un autogol, tecnicamente improvvisato e persino contraddittorio. Ma Grillo non molla e va al contrattacco. Le fila del PD sono piene di indagati, ripete il leader 5 Stelle. Loro hanno il monopolio immorale. Ieri la prima difesa con un video su Facebook definito da molti un autogol. Quando sei trasparente al 100% non è mai un autogol e capisco l'imbarazzo degli altri. Secondo alcune ricostruzioni, lei e Di Maio sapevate quanto stava accadendo a quarto da novembre. Noi non sapevamo niente rispetto ai ricatti e alle minacce e chi dice il contrario sarà querelato. Però quarto è un piccolo centro, se non siete stati in grado di tenere sotto controllo quarto, come pensate di fare con città come Roma o Napoli? Noi siamo riusciti a tenerlo sotto controllo perché la camorra non ha ottenuto niente. Pensiamo invece al PD, a Mafia Capitale, a Roma che ha tenuto la città sotto scacco per più di un anno. Noi in pochi giorni abbiamo risolto la situazione. A quarto il movimento ha dimostrato la propria permeabilità alla criminalità, ha perso la patente di onestà? Assolutamente no, esatto il contrario, e se vede poi le nostre liste abbiamo un solo indagato che è stato cacciato, mentre il PD nell'ultimo anno ha avuto più di 80 indagati. Quarto ha aperto anche un fronte interno, i direttori e i vertici hanno fallito? Non c'è nessun fallimento, non c'è nessun fronte interno, ma solo un normale e sano dibattito.